che percepite e seguite il percorso dell'artista. Andiamo avanti. Questo è un altro dettaglio, e vedete il cavallo, vedete Giotto, per me questo diventa Giotto oggi, però allora la forza, questa linea che porta verso l'alto, quelli sono gli angeli che volano, c'è continuamente un riferimento, e anche qui, per dare il senso della Spagna, c'è il toro, continuamente, il toro che poi si trasforma, vai avanti. Ancora, guardate questa madre con il bambino morto, in un'altra interpretazione, quindi questo vi dimostra quanto ci ha lavorato Picasso per arrivare a Guernica. Vai avanti, ed ecco il cavallo. Ed è per poi portarlo dentro al grande affresco che c'è questa ricerca. Vedete questi occhi? Vedete questi due occhi che non potevano essere capiti negli anni 50, nel 37, nel 50, perfino i documentari prendevano in giro Picasso e il cubismo. Andiamo. Guardate quanta forza c'è in questi cavalli che diventano umani, diventano corpo, diventano espressione. Sono corpi, corpi di uomini cavallo. Ed ecco che diventa corpo anche il toro, diventa volto, diventa espressione, diventa sguardo. Vai avanti. Ecco, ecco il dramma, ecco la tragedia, ed ecco come viene scomposta la figura del corpo, e quindi secondo me viene ancora di più portato il dramma e la tragedia di quei corpi bombardati, quei corpi, ecco quello che è veramente il senso per me della guerra, viene forse di più espresso da un quadro come questo che tutti i telegiornali che noi vediamo con corpi smarrati. Mi emoziona e mi fa pensare ancora di più, mentre l'altro alla fine se finisce per dimenticarlo, questo no, questo rimane. Andiamo avanti. E ancora, ancora un altro, guardate quanto Giotto ha colpito Picasso, la strage degli innocenti in questo bambino. Avanti. Ed ecco ancora la parte bassa del quadro, l'intenzione, il braccio che si solleva, tutto questo, il giro del cavallo, il cavallo che gira la sua testa, ma che è nel suo movimento, la fissità del toro in fondo è che non è fisso. Ancora una volta questo sguardo del toro umano e il dramma sotto il toro, questo volto che cade, ed ecco di nuovo Giotto. Pensate a Giotto, che per riuscire continuamente a darvi tutti i riferimenti dovremmo continuare sempre a intercalare le figure. Avanza. E ancora, su questo avevo insistito, la madre col bambino morto, perché questa verticalità, questo senso verticale, questa orizzontalità della Guernica dà forza. E infatti dove la metto? Andiamo avanti. Ancora questa figura è tragica e si contrappone, e nello stesso tempo non viene messa nel quadro, ma il disegno è rimasto ed è il disegno preparatorio a Guernica. Avanza. E mentre questo è in fondo la dolcezza e la purezza, è dolce questo volto, e nello stesso tempo chi usciva da questo volto diceva: ma come si può mettere un naso così, due occhi uno sopra e uno sotto, una bocca in questa maniera, che senso ha? Avanziamo. Ancora la scomposizione del volto, e ancora questo senso
veramente forte, ma così esasperato, è un'esasperazione ossessiva del segno. Avanza. Per esempio, qui volevo solo per farvi capire quanto le mani si sono trasformate da quelle di Giotto e come queste mani comunichino però oggi. Oggi, nel nostro contemporaneo, queste mani che sostengono la spada, che è rotta, sono ancora delle mani nostre, sono delle mani contemporanee per me. Ecco dove l'arte diventa azione contemporanea e nello stesso tempo scomposta. Avanziamo. Ed ecco ancora un'altra forma espressiva. Notate quanta forza c'è in questa capacità di fare o di disegnare un naso e degli occhi e queste orecchie demoniache. Avanziamo. Ancora. E ancora questo demone. Vedete tutti questi occhi, quanti occhi, quanto lo sguardo per Picasso, non so se avete mai visto il suo sguardo, ha questi occhi neri, profondi. Bene, vuol dire che si guardava allo specchio quando disegnava il toro, e sono i suoi occhi. Avanza ancora. Ancora un volto che si compone e poi dopo qui potrete trovare il mio potrete trovare tutta l'avanguardia. Avanza. Ancora. Ancora un volto che è mezzo tra umano e toro e animale. Avanza. Ed ecco